Eccoci qua per la diretta. Pregherei Giorgio di darmi un segno se si vede, si sente tutto. Ole. Giorgio c'è, quindi si vede, si sente. Fantastico. Allora, Giorgio, tu ci sei, se vediamo un attimino se si collegano altri perché mi sembra veramente strano. Si sente anche bene, Giorgio? Ok, stanno arrivando, perfetto. Patrizia, Daniela, ecco qua. Boh, adesso sì, funziona, perfetto, stiamo partendo. Stiamo partendo, prima c'è stata una. Non era collegato probabilmente. Infatti mi sembrava strano che non ci fosse nemmeno Giorgio, quindi benissimo, ci stiamo collegando tutti, scusate, ma. Abbiamo perso qualche minuto, ma perché non riusciamo a fare il collegamento. Adesso ci stiamo rapidamente collegando tutti quanti, si sente molto bene. Bene, ciao Mary, ciao Simona, Patrizia, beh, chiaro, la mia amica di infanzia. Benissimo, quindi stiamo arrivando tutti quanti. Ho qualche domanda che mi hanno fatto a cui risponderò in questa diretta perché faccio prima che scrivere messaggio, cerco sempre comunque di ciao a tutti, cerco sempre comunque di rispondere a tutti nel limite del possibile, ovviamente, perché anch'io chiaramente ho una vita, le richieste sono tante, d'aiuto, di consiglio, e cerco veramente di fare il possibile, credetemi. Ciao Simona, carissima, Angela, benvenuta, Eli, benvenuta. Ciao zia, io sono la zia, per qualche bambino io sono la zia, mi hanno battezzato così. Elena, Cecilia, qualcuno di voi lo conosco personalmente, l'ho conosciuto ai convegni e si è creato un bel legame. Giorgia cara, benvenuta, che piacere averti qua. E quindi si è creato un legame d'amicizia, di affetto, devo dire la verità. Benvenuta Nadia, e questo mi ha fatto Tiziana. Stiamo arrivando tutti. Funziona, che prima non riuscivamo proprio neanche nessuno, quindi non era possibile. Stiamo salendo, infatti, Giorgia, non mi trovavi perché non, io creavo il collegamento, ma mi vedevo io, ma non arrivava su Focus. Invece adesso è tutto a posto. È intervenuto Giorgio, ha messo a posto tutto, e quindi stiamo infatti rapidamente andando. Io sto bene, Patrizia, carissima Meli. Sto bene, tutto a posto, malgrado tutte, coronavirus, non coronavirus, io sto bene, mi vedi? Quindi felice di stare questa sera con voi, molto contenta. E stavo dicendo che ho delle domande a cui rispondere perché me le hanno fatte, no? Spesso le persone mi chiedono che vogliono intraprendere questo percorso e non sanno bene come fare, cosa devono leggere, cosa devono guardare. Ecco, io lo dico sempre a tutti, ci sono anche delle scuole, anche in Inghilterra, per imparare la medianità, perché comunque l'esercizio aiuta a sviluppare certe doti, ok? Perché noi le abbiamo quasi tutti latenti, no? Sono delle possibilità che abbiamo. Grazie Patrizia, troppo gentile. Come posso dire, abbiamo tutte queste possibilità, solo che alcune persone non sanno come usarle. Nel mio caso, io non ho fatto nessuna scuola, nessun college, io sono nata così, ok? Questo è stato, però diciamo che tutta la mia forza, tutta la mia, diciamo, le mie capacità per quelle che sono, le ho sviluppate nel tempo. Ciao Elga. Le ho sviluppate nel tempo, nel senso, io brevemente lo dico sempre, io comunque sono nata così, ok? Non è che le ho cercate certe cose, sono venute sempre spontaneamente, sempre, tutte, ok? Ho avuto un'esperienza diciamo, di NDE, che sono le esperienze di premorte, le chiamano, io le chiamo i confini della vita perché mi sembra più corretto, e credo che quell'esperienza è stata molto, molto intensa, molto complessa,
in qualche modo mi abbia lasciato come un canale aperto, cioè una sensibilità diversa, una capacità diversa, perché poi da lì in poi tutte le cose che mi sono successe non hanno fatto che confermare questa possibilità, no? Quindi i sogni premonitori, vedere tante cose che poi nel mio libro ho spiegato, io appunto ho scritto un libro perché sono talmente, come posso dire, sono delle cose talmente particolari, talmente incredibili che davvero sarebbe difficile raccontarle se non direttamente a voce oppure in un libro, perché è così, sono veramente delle cose che mi hanno fatto capire, non dico senza ombra di dubbio perché va bene, io dico sempre il 90%, il 98% sono quasi esagerata, però ormai per me il fatto che esiste una vita oltre la vita è una certezza, è un conforto sicuramente, non è un'illusione, ecco questo che vorrei dire, no? Io non sono sono una persona comunque molto razionale, malgrado tutto, sono sempre io la prima che mette tutto in discussione, con me e con gli altri, non fa lo stesso atteggiamento, io dico sempre, devo verificare, però appunto perché ho avuto tanti e tale prove, adesso non, per me non è più neanche in discussione questa cosa, no? Cioè è così. Punto. È così perché ne ho avute prove, ho avuto la possibilità di fare cose incredibili, tipo fare delle foto e vedere le foto di un bambino sopra la testa della sua mamma, comunicazioni, segni incredibili, veramente, soprattutto nei momenti di, come posso dire, bisogno assoluto, di vero bisogno, sempre siamo aiutati, sempre siamo aiutati. Poi chiaramente bisogna avere la capacità di percepire queste cose, di vedere, perché se uno non ci fa caso perché non è attento, non se ne accorge nemmeno. Questo che volevo dirvi. Infatti, quando mi dicono: ma io non sento, io non vedo, no, non è che non senti, che non vedi, è che non fai attenzione, che è una cosa diversa, bisogna fare attenzione. Qui vedo anche la Maria Grazia Linda Schettini, che anche lei ha fatto un percorso bellissimo, e quindi pur nel dolore immenso, quindi tutti noi, io non sono esclusa, tutti abbiamo dei dolori grandi nella vita, e anche questo coronavirus terribile. Devo dire che ha messo tutti di fronte a che la vita è veramente una cosa delicata, che da un momento all'altro può finire, cosa che noi diciamo che lo sappiamo, poi in effetti abbiamo questo senso di essere indistruttibili, che a noi non toccherà, che noi siamo più forti. È lo stesso procedimento amaro che succede quando una persona si ammala, no? Quando ti fanno la diagnosi da un momento all'altro dicendoti che potresti non vivere più. È la stessa reazione di questo coronavirus, cioè l'ignoto che praticamente si affaccia nella tua vita, cioè capisci che la vita è fragile e quindi veniamo presi ovviamente, umanamente, dal panico, perché dire che non è così, da questa parte della dimensione, diciamo, terrena, comunque la morte viene sempre vista come qualcosa di spaventoso, brutto per tutto quella che la accompagna, anche diciamo. Tutto quello che accompagna la morte, no? Quindi il funerale, la sepoltura, tutto questo è molto pesante, no? E invece quando tu fai certa comunicazione ti rendi conto che loro ti continuano a dire qui la vera vita, questa è la vera vita, cosa che io avevo anche percepito nella mia esperienza di NDE, come si fa a stare male qui? Siamo felici, siamo nell'amore, ci ritroveremo, ci riabbracceremo. Quindi io mi rendo conto che al nostro dolore dall'altra parte c'è una grande gioia, ecco, è questo, no? Quindi ho imparato a guardare la morte come lasciare un abito su una sedia, addormentarsi e vivi un'altra vita, ecco, questo è come vedo io le cose. E chiaramente mi sono reso conto che mentre la malattia colpisce una persona piuttosto che l'altra, e non tutti fanno questa esperienza e capiscono immediatamente perché non c'è niente più di un problema grave, una malattia, un lutto, che ti mette davanti, ti fa prendere coscienza immediatamente di quello che è il valore della vita, è immenso, la gioia di vivere. E la stessa cosa penso succederà dopo questo coronavirus, no? Questo forzato riposo a cui siamo tutti comunque obbligati per la sicurezza di tutti, perché non è uno scherzo, non c'è da pigliarlo con leggerezza, stanno morendo delle persone, quindi
famiglie che soffriranno, parenti che soffriranno. Quindi io penso che questa cosa, chi ne uscirà vivo, e spero che ne usciremo in tantissimi, e tutti noi dobbiamo veramente pregare incessantemente, chiedere aiuto, veramente chiedere aiuto a Dio perché questa cosa finisca prima possibile. Io lo chiedo a tutti, ognuno nel nostro piccolo può fare qualcosa, ognuno può pregare a suo modo, può inviare luce, però facciamolo. Noi tutti assieme siamo una grande forza, possiamo in qualche modo creare una forza motrice del bene, ok? Dovete pensare come uno che butta un sassolino in uno stagno e poi vengono fuori tutti i cerchi che si ampliano. Ecco, il nostro amore deve fare la stessa cosa. Noi buttiamo un sassolino nello stagno e questi cerchi d'amore si devono ampliare, devono creare un'onda d'amore. Io vedo tante manifestazioni di solidarietà, persone che si offrono di andare a fare la spesa alle persone anziane, di dare aiuto, conforto anche telefonico a chi vuole parlare. Ecco, questa onda d'amore mi piace molto, capito? E per quello che dico, forse questa coronavirus sarà come veramente, anche per chi non lo prenderà, dovrà fare solo un forzato riposo, sarà per chi, quando ne usciremo, come una malattia. Cioè, noi avremo capito una volta di più il valore della vita. Ecco, io penso che sarà così, che molte persone da questa cosa brutta, che chiaramente ci saremmo tutti evitati volentieri, però forse ci sarà anche un risvolto positivo, no? Anche nelle cose peggiori c'è sempre un risvolto positivo, anche nelle persone peggiori alla fine c'è sempre un risvolto positivo, non sono tutti cattivi, non sono, ecco quello che voglio dire. E io questa è la mia speranza, quindi chiedo a tutti voi. Visto che sono abbastanza seguita e mi fa piacere, poi chi mi conosce sa perfettamente che io le cose che le dico col cuore e ci credo profondamente perché è così. Io sono convinta che tutti noi possiamo fare la nostra parte. Non pensate che quando uno prega o fa un pensiero d'amore o di luce verso un fratello, verso il mondo, verso il nostro pianeta, che è la nostra casa, questo pensiero non abbia un eco. Ce l'ha un eco, perché vedete tutto quello che succede alla fine, penso che tutto quello che ha fatto il nostro pianeta, l'inquinamento, tante cose che secondo me sono completamente, non c'è più rispetto per niente, per nessuno, cioè questo che voglio dire, alla fine queste cose sono cose negative e portano cose negative, non positive, no? Quindi un mondo fondato sul business, di colpo si trova una pandemia che lo blocca proprio, quindi tutti i mercati crollano, probabilmente io non sono un economista, non so come andrà a finire, ma questa cosa sicuramente avrà dei risvolti anche economici. La gente si ritrova chiusa in casa, invece di stare in giro sempre nella frenesia, magari guardano per la prima volta, si godono la famiglia, pur chiusi in una casa, leggono un libro, ascoltano della buona musica. Quindi forse ci sono, dipingono come me, io sono una pittrice, quindi potrebbe essere anche quella una strada che uno può percorrere per trovare serenità. E io spero veramente che sia così. Questa cosa insegna a tutta l'umanità che il mondo è uno, siamo tutti sullo stesso pianeta, dobbiamo tutti combattere, non per gli armamenti, per le guerre, per buttare una bomba qui. Dovremmo impegnare tutte le nostre forze soltanto per vincere i mali terribili di questo pianeta, dal cancro al coronavirus, la SARS, l'Ebola. Questi sono i veri traguardi che dobbiamo tagliare. Perché ragazzi, poi quando passiamo a miglior vita, non ci portiamo né i soldi, né le case, né le macchine, niente. Portiamo soltanto l'amore che abbiamo dato. Ok, quello sarà il nostro patrimonio, quanto amore hai dato, quanto hai amato tu, ci chiederanno. Questo ci chiederanno. Quanto hai amato tu? Perché riceviamo amore, ma dobbiamo sapere anche dare amore, non si può solo ricevere, bisogna anche sapere anche dare, sempre ci deve essere un equilibrio. Quindi, senza voler essere, perché io non mi piace fare il maestro, non è il mio carattere, lo sapete che sono una persona molto tranquilla e proprio non è nelle mie corde. Però penso che questo sia un appello che io debba lanciare a tutti i miei amici, quelli che mi vogliono bene, che mi conoscono. Ecco, questo qua. E per quanto riguarda il percorso, che lui mi chiede, ma si può fare, cosa posso leggere? Allora,
Libri ce ne sono tantissimi, compreso il mio, che lo sapete, che è dal cuore all'infinito, dove ho scritto tutto quello che mi è successo, la mia vita, la mia biografia praticamente, tutto quello che mi è successo a livello, diciamo, di sensibilità, di contatto e tutto quanto. E poi ce ne voglio dire, ci sono su internet, a parte tantissimi libri, che belli da poter guardare, poi uno deve farsi sempre guidare un po' dall'istinto, no? Perché anche io quando vado in una libreria vedo tanti libri, poi alla fine è l'istinto che mi guida sempre su quello giusto, no? Anche delle volte io mi ricordo un po' di anni fa che non ero così brava come, insomma, più capace, brava no, capace come adesso di fare i contatti. Una mamma mi aveva chiesto, che era un'amica, mi aveva chiesto aiuto perché aveva perso suo figlio, no? E mi aveva chiesto di comprargli un libro e io ho detto, guarda, vado alla libreria e te lo prendo, te lo cerco io, perché lei vive in un posto dove non c'è una libreria. E allora vado in questo posto, chiedo questo libro e non l'avevano, no? A che vado, vado questa, nello scomparto e così mi faccio guidare a naso vado a pigliare un paio di libri che mi ispiravano e glieli do. E questi due libri sono state le due colonne portanti che in qualche maniera hanno aiutato questa mamma, perché erano nelle sue corde, perché poi lei tramite questi libri ha cominciato a aprire la sua mente, ha cominciato a chiedere contatti con certe persone e da questo ha fatto un percorso, no? Lei dice sempre che io sono stata la sua stampella, no? E anche se poi all'epoca non facevo quello che faccio ora, però comunque in qualche modo sono riuscita ad aiutarla. Quindi libri, se ne ce ne sono molti, lasciatevi guidare un po' dal vostro, perché ognuno ha la sua sensibilità, perché è inutile che io consiglio un libro tipo quelli di Roberto Setti che hanno una certa, come posso dire, profondità di insegnamento che non è la portata di tutti, perché anch'io tanti anni fa facevo fatica a capire certi concetti, adesso è molto più semplice, ma io ho fatto un percorso in questi 40 anni, quindi adesso è diverso per me la situazione. Ma anche su internet trovate il film No Solar, per esempio, che è un film che è gratuito, che io consiglio di vedere a tutti, perché comunque permette di ampliare di ampliare le vostre conoscenze, ma soprattutto di avere una visione, per pur cinematografica, quindi arricchita, chiaramente adattata alla situazione, però questo film parla proprio dell'aldilà e in linea di massima ci sono molti riferimenti alla realtà, che io poi con i messaggi ho avuto conferma di questa cosa, quindi quello che mi dicono nei messaggi io l'ho ritrovato in questo film. Non so, quando io faccio le comunicazioni loro mi dicono tu appari sulla nostra lavagna, loro dicono in inglese desk, ma è lavagna, no? Come per dire che quando io chiamo, tra virgolette, è come se suonasse un telefono, ma invece appare il mio viso, no? Oppure tu hai preso piano, come per dire sei riuscito ad arrivare a noi, hai preso il piano, riesci a governare questa cosa, no? E creo questa comunicazione. Il fatto è quando muore uno rivede la propria vita, cosa che è successa anche a me. Il fatto che comunque l'evoluzione continua e loro me lo dicono sempre nei messaggi. Noi vogliamo evolverci, vogliamo meritarlo. Quindi chiedono delle opere di bene, anche delle volte delle preghiere a loro nome. Non sempre, ma qualcuno l'ha fatto. Quindi, come posso dire, ho trovato molti riscontri. Quindi, questa è una cosa gratuita. Che puoi comunque guardare su internet e comunque cominci a. Poi andate a vedere, non so, io ho un personaggio che amo molto, Gustavo Roll, quindi ci sono libri suoi che racconta un po' la sua vita, quello che faceva, soprattutto dagli altri, perché lui, detto da altri, è scritto da altri, perché lui personalmente vengono riportate dei suoi pensieri, delle sue frasi, ma non ha scritto mai un libro. Lui è una persona molto, molto riservata. E Gustavo Roll, che è quello che secondo me. E poi ha tanti altri, adesso non mi viene in mente, ce ne sono, insomma, l'umanità ha avuto tante perle, che io le chiamo perle, perché comunque posso dirvi, permettono di ampliare la propria coscienza, no? E tutto questo è un patrimonio che noi mettiamo dentro di noi, che ci ritroveremo sicuramente, no? Ci farà bene di qui e anche di là, perché capiremo molte cose, no? Noi siamo fatti di eterno e siamo veramente scintille divine, l'abbiamo dimenticato, ma è questo abito che abbiamo, io ho l'abito della Hilde in questa vita, è un abito, ok? Io delle volte mi è successo anche l'anno scorso, più o meno, no, di più 2 anni fa. 2 anni fa, non l'anno scorso,
che mi sono svegliata la mattina, ho aperto gli occhi e ho visto una luce. Io dormo molto al buio, perché mi piace il buio in camera, no? Quindi era completamente buio. Io ho visto praticamente, ho aperto gli occhi, ho visto sul mio braccio una luce fortissima, ma proprio grande. E questa luce è rientrata nel mio corpo, come se fosse un buchino, rientrata questa luce dentro di me. E io ho immaginato, e penso che sia così, che era il mio corpo luce, il mio corpo astrale che si è allontanato durante la notte. Quindi sono andata, perché mi capita delle volte di andare nell'altra dimensione, cosciente di andare nell'altra dimensione, e sono ritornata, che può sembrare una cosa strana, ma io è così. Cioè io lo sveglio e ho visto questa luce che si spegneva dentro, cioè come se il mio braccio ci fosse un puntino. Io ero così, messa così, ho aperto gli occhi, ho visto proprio questa luce che è entrata dentro di me. Quindi cose incredibili. Ed è così, ed è così. È chiaro, io ho avuto modo, un po' perché facendo la pittrice ho fatto tanti ore da sole, un po' una meditazione forzata, e quindi ho avuto modo comunque di leggere tanti libri, di studiare, quindi non c'è una strada maestra da percorrere, ognuno ha la sua, ognuno ha la sua, e non ci sarà nessun libro che vi spiega dalla A alla Z tutto. Sono tanti piccoli pezzettini che voi dovete mettere assieme. Non so, per esempio, per quanto riguarda la metafonia, andate a vedere i video di Bacci. Una televisione svizzera aveva fatto un documentario su Marcello Bacci, che a me era piaciuto molto quando l'avevo visto, e trovo che possa aiutare anche quelli che sono interessati alla metafonia, no? Perché di tutti i sistemi, diciamo, sistemi, metodi per comunicare, io ritengo che la metafonia sia comunque l'eccellenza, nel senso che se tutto va bene, la metafonia è buona, di una buona qualità e si sente bene, oltre ad avere la possibilità a volte di sentire la voce dei propri cari, che voglio dire, non è mica poco, avere delle prove, delle volte oggettive che lasciano senza parole, e molti di voi che stasera sono collegati lo sanno di cosa sto parlando, l'hanno provato sulla loro pelle e quindi sanno quello che dico. E quindi è una cosa che uno non può dire non è vero, nel senso che quando c'è una medium che parla, piuttosto dice, ma magari questa qui ha capito, ha intuito, ha letto il mio pensiero, ecco, queste cose qua, cose che poi non sono vere perché non è così ovviamente, però uno può mettere in dubbio. Quando l'ascolti con le tue orecchie, sei lì presente e vedi come viene fatta, capisci che non c'è trucco, non c'è inganno, o c'è o non c'è. Punto. E poi certe cose obiettivamente sono talmente, delle volte anche se ci sono due persone, una delle due persone che viene a fare il contatto non sa certe cose e viene svelata dalla persona, diciamo, che dal messaggio dall'altra dimensione, e quindi voglio dire, capisci che non è proprio possibile, ecco, non è possibile, è così, è reale. Ecco, io mi sforzo sempre di farlo capire. Perché io amo tanto la metafonia. Poi magari nella mia vita farò altro, troverò altri metodi, farò altre cose. Non so, adesso ultimamente mi succede che ogni tanto mi è capitato di essere in giro per strada o conoscere qualcuno per strada e non avere chiaramente il computer vicino e riuscirli a aiutare soltanto, come posso dirvi, parlando con loro. A un certo punto ho una sensazione, so che quando c'ho questa sensazione di brivido sulla schiena, so che sono lì, e di visualizzare dentro la mia mente il loro caro. Di cui stavamo parlando, e descriverglielo perfettamente, quindi descriverglielo perfettamente. E queste persone, e non è una mia, diciamo, non ho fatto nulla, mi succede raramente, ma mi è successo, e tutte le volte che mi è successo, le persone si sono commosse tantissimo perché si presentavano con un atteggiamento. Mi è venuto in mente, per esempio, una mamma che è venuta, insomma, abbiamo parlato e tutto quanto. Io non avevo fatto, chiaramente non avevo il computer, e a un certo punto, mentre parlava, ho visto suo figlio con una tuta da lavoro, con le gambe incrociate, su una gamba, appoggiato così, no? E gli ho detto: guarda, che io vedo tuo figlio, l'ho scritto Moro, gli ho scritto appoggiato col braccio così. E lei si è commossa tantissimo, tanto che piangeva, non riusciva a parlare. Poi la volta seguente mi ha detto: guarda, che mio figlio era sempre in quella posizione, quando ascoltava si metteva così. Oppure una mia amica che conosco, che lei è stata fortissima, e questa sarà, non so se è in ascolto, può confermarlo. Lei praticamente, ci siamo incontrati con un'altra mia amica,
E lei era molto scettica, era un'insegnante in materie tecniche, quindi assolutamente razionale, e ha detto: io non credo a queste cose, quindi se anche io faccio una serata alla Mondadori a Milano con la Manuela Pompas, lei mi ha detto: se anche tu dovessi sentire o vedere qualcosa per me, non mi dire niente pubblicamente, perché io non mi alzo, anzi me ne vado perché io ho paura, non voglio. Ha detto: va bene, neanche a fare apposta, eravamo a tavola in quattro, cioè io, mio marito, la mia amica e la sua amica che ho conosciuto. E a un certo punto sento questa sensazione, oh mamma, ha detto c'è qui qualcuno, no? E ha detto, ha guardato la mia amica che conosceva sua mamma, ma non era, sapevo che non era la sua mamma. E ho guardato questa ragazza, questa signora, che non è con tutti i ragazzi, per me è una signora, e ho visto la sua mamma a fianco a lei, proprio l'ho descritta perfettamente, ho detto c'è una mamma vestita in questa maniera, con i capelli così, il corpo è fatto così. Lei si è commossa tantissimo, povera, si è messa anche a piangere. Era veramente la sua mamma, la foto che lei aveva nel portafoglio, che aveva in casa sul comodino. E poi dopo, va bene, dopo chiaramente adesso è una di quelle che mi sostiene, che mi vuole bene e che mi segue dove vado. Anzi, anche oggi mi ha chiamato perché ha cambiato completamente modo di pensare. Cioè, da una che proprio non credeva, e non è il caso unico che mi succe sia successo, che le persone passano dal non credere al credere completamente, perché si rendono conto che non è possibile. Cioè, io poi quando ho fatto metafonia, io questa donna non sapevo nulla, è arrivata sua mamma e gli aveva detto: adesso suoniamo ancora assieme. Io non sapevo che lei suonasse uno strumento musicale, e tantomeno sua mamma. Quindi, come queste cose sono talmente incredibili, talmente belle, che come faccio a non amare la metafonia? Cioè, io la difenderò sempre allo stremo, perché l'adoro. Chiaro, deve essere fatta bene, in maniera, insomma, con delle prove, riscontri. Infatti dico sempre a tutti, quando me lo chiedono, perché tante persone mi chiedono, perché mi stimano, dicono: ma Ilde, cosa faccio? Ascolta queste cose. Tolto che non ho tempo di ascoltare tutte le registrazioni, perché sennò veramente non è possibile. Però vado a vedere, vado comunque quando me lo chiedono, e sinceramente, delle volte mi rendo conto che non c'è quella, come posso dirvi? Prima di mettervi in gioco pubblicamente, ma lo dico proprio, è meglio prima farsi le prove da sole. È inutile mettere dei pezzi di registrazione e dire agli altri cosa ne pensi. No, non sono gli altri che devono pensare, sei tu che devi pensare, devi essere sicura di quello che senti, perché se no farla per te, non farla per gli altri, perché fai dei danni, e poi screditi anche chi lo fa seriamente, perché ci sono persone che comunque si impegnano seriamente. E comunque vale sempre la regola: dalle frutti si conosce la pianta, punto. Quindi, per essere una buona metafonia, deve avere assolutamente delle particolarità. Lasciamo perdere quella che facciamo qua, che c'è il tempo è poco, comunque è fatta su grandi dimensioni qui. Ma quando c'è una persona davanti o due persone davanti, vi assicuro che è sempre corretta, arriva, arriva, arriva. Non c'è problema. Chiaro, quando sei in un convegno, sono 300 persone, che ti arrivano 300 messaggi, ne arriva 1, 2, 3, 4, 5, però finisce lì. E lo dai alle persone, e comunque sono corretti. L'abbiamo fatta qua in diretta anche l'altra volta, che purtroppo è stata una diretta tribolata, continuava a interrompersi tutti, vi ricordate? È stata una cosa. Eppure, malgrado tutte le interruzioni, tante persone avevano avuto dei riscontri e di nomi che erano intervenuti durante la sessione. Quindi ecco, questo volevo dirvi, no? Quindi quando si fa metafonia va bene pubblicare i propri pezzi, però quando si è sicuri, perché è giusto e corretto che sia così. Ecco, non, io vedo tanta gente che pubblica, 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 ma sono loro i primi a non essere sicuri di quello che sentono, convinti. Quindi prima di mettersi in gioco, come ho fatto io, ho detto, non è che io mi sono messa subito dietro a farlo pubblicamente. L'ho fatta per me, mi sono messa alla prova, l'ho fatto per altre persone. Quando poi ho visto che effettivamente c'erano dei riscontri oggettivi, ho cominciato a dire: no, aspetta, questa cosa potrei forse farla per aiutare le persone, no? Posso fidarmi. Chiaro che poi più passa, più consapevolezza, più diventi, diciamo, sicura di te, e vai, capito? Vai tranquillamente. Chiaramente con questo si sviluppa anche altre sensibilità, perché non è solo la metafonia, c'è tante cose, non è tutto un percorso di una vita, no? Loro mi dicono sempre: con rettitudine bussare qui. È tutto un percorso che una persona fa, non è soltanto fare metafonia, è quello che tu sei, è quello che tu sei. Quindi, al di là della buona volontà che tutti ci mettono, e io sono felice che comunque ci credano e lo facciano, bisogna comunque farlo con dei canoni
assolutamente di darsi degli obiettivi razionali e darsi per primi essere soddisfatti noi di quello che facciamo e esserne convinti noi. Non pubblicare delle cose tanto per pubblicarle, ho sentito questo, e poi voi cosa sentite o cose. È una cosa molto semplice, ma arrivano assolutamente. Stavo guardando poi i vostri messaggi e sono tantissimi, eh. Poi sapete che io rispondo a tutti, eh. Mi metto lì un po' alla volta, faccio tutti quanti, ringrazio tutti quanti perché è giusto così, è corretto, è educato così. Quindi io saluto tutti quanti, siete tantissimi, veramente siete tantissimi. Allora, Laura, Melluso, Elena, Sara, Rosa, Wendy, Francesca, Tiziana, Gianfranco, carissimo, Lapina, che anche lei ha ricevuto. Pasotto, non è bellissimo, onestamente, non è bellissimo. Io penso che sia un momento di grande prova per tutti, ma ho fiducia, l'ho detto prima, che sia qualcosa che ci lascerà anche qualcosa di positivo, non soltanto dolore e morte. Ecco, spero veramente che sia così. Poi Cinzia, Patrizia, Mariella, bisogna essere rispettosi delle regole, tutt'ora della nostra vita e quella del prossimo. Esattamente, Mariella Zarà, è proprio così, perché non è tutto casuale, tutto dovuto, eh? Sabina, ciao, sei raggiante. Grazie. Ciao carissimo, ciao Maria Grazia, sei limpida. Sì, io sono abbastanza, sì, è vero, questo sì, modestia a parte è vero, come mi vedete sono, chi mi conosce sa che sono così anche fuori, non cambia niente per me. La mia vita e quello che faccio qui è la stessa cosa, non ho Donatella, Cinzia carissima, anche lei è molto brava. Marulisa Rizzo, carissima anche lei, sempre, sempre. Quindi tante persone vedo anche che fanno metafonia, quindi mi fa ancora più piacere. Giuseppina, cara, ciao. Un grande abbraccio a te, grazie, grazie, grazie mille. Speriamo di vederci presto di Roma, quindi purtroppo. Giuseppa, ciao cara, siete tantissimi. Quale consiglio per un principiante di lì? Per una principiante di libro? Cosa vuol dire? Quale consiglio per una principiante di libro? Ah, forse come libro da leggere? Cosa potete? A me era piaciuto molto e ho aiutato tante mamme quando non avevo scritto il mio tanti anni fa. I nostri figli ci parlano ancora della Cometti e ho trovato che era un libro scritto da una mamma molto molto bello, devo dire la verità. Quindi lo consiglio. Manuela e poi tanti altri libri, quello di Anna Maria, Squeri, che è molto anche lui scritto da una mamma molto bello. Ce ne sono molti, molti, molti. Qualcuno l'ho letto e quindi posso esprimermi, altri non, ci sono ma non li ho letti, quindi non so l'ha visto, dice Mariella, bello. Infatti l'ho detto, ma anche il cielo mi aspettava il titolo di Anna Maria, esatto. È un bel, un buon libro, me l'ha regalato gentilmente, l'ho letto volentieri. Un altro film, non so, Ghost è un film molto, molto cinematografico, ecco, diciamo che è così. Però anche lì ci sono dei principi, il bene, il male, anche lì ci sono degli insegnamenti che sono esatti. Anche Marisa ha scritto un bel libro, io non l'ho letto ancora, devo dire la verità, però ha scritto un bel libro anche lei, una mamma anche lei. Un bacione, anzi, visto che sei in linea, un bacione grande. Questo l'incontro con lui, no, non l'ho letto. Ciao carissima, quanti siete? Tantissimissimissimi, Giorgia tesoro. E poi, sì, qui c'è qualcuno che ha letto dove è stato, tutti vivi, c'è un'altra, ecco, c'è la storia di Laura, c'è la storia di mio figlio, quindi questo non l'ho letto, io ho detto parlo di quelli che ho letto, quelli me l'hanno regalati, me l'hanno donati, li ho letti volentieri. E cara Hilda, vorrei chiederti un favore. Oggi il nostro dolce Gaetano compie anni 41. Vorrei vedere se lui è con noi e fargli sapere che tutti gli auguriamo di essere felice e sereno nella luce, che sarà sempre nel nostro cuore. E sicuramente così, Mariella. Comunque, dopo facciamo un po' di. Adesso, appena mi metto a fare un po' di metafonia, vediamo se per caso, visto che è il suo compleanno, come è successo l'altra volta, che c'erano due compleanni e sono venuti tutti e due. Quindi, speriamo, dai, io sapete che lascio aperto, non faccio per una questione anche di correttezza, però me l'auguro veramente. Anna Maria mi ha spedito il libro e arriverà, arriverà, dice che gli ha spedito la ditta ma non gli è arrivato.
Eh sì, vedi, a me al Comune di Napoli, prima di ascoltare la traccia registrata, indica. Ah, non me ricordavo, Maria. Vedi, questa cosa non me la ricordavo, Maria Grazia. A me al Comune di Napoli, prima di ascoltare la traccia registrata, ha indicato il papà di Dino dicendo che era per lui tra 200 persone. Difatti si sente il nome Dino nella luce. Oh, ma guarda, non ho... questa cosa non me la ricordavo, vedi, che bello. Non me la ricordavo più, perché poi quando fai questi convegni sei talmente presa dentro da aiutare le persone, contatti privati, pubblici, fuori che parli, tu, alla fine sei cotta e fai tutto, capito? Tutta una corsa e non ti ricordi più queste particolari. Mi ha fatto piacere che me l'hai ricordato, perché è un bel riscontro, ma guarda, proprio non me lo ricordavo più. Grazie. Ecco, Elga, carissima. Alessia, anche lei carissima, brava, molto brava anche lei. Maria Grazia, si è bloccato, ogni tanto si blocca, non me lo dite? Allora, blocco, bloccato, ma ancora si è bloccato, non ditemi così. Ah, sono tornata, no, dico che sono tornata, meno male. Pensavo che ero... Beh, lo guarderete dopo in... Io sono andata avanti perché non mi ha dato nessun segnale, quindi magari quando lo rivedete in differita ci sarà tutto. Vorrei sentire il mio figlio con la metafonia Rita, io ci metto la buona volontà, vediamo, perché si... Le richieste sono tante, tante. Manuela dice: trasmetti tanta serenità. Sapeste quante cose dietro questa serenità si nascondono? Quante... non lo immaginate nemmeno, anche dolorose. Però alla fine si trova un equilibrio in tutto, no? Quando si riesce a capire di non essere soli, che ti senti aiutata comunque dal cielo, non a non avere le prove, perché non me ne fate mancare, ovviamente. Però. Non mi sono mai sentita sola, mi sono sentita sorretta, proprio sorretta, ben voluta. Ho ricevuto dei messaggi bellissimi, ma veramente belli. Addirittura uno, vabbè, io se ho sempre quasi timore a dirlo perché sembra una cosa impossibile, però ho ricevuto un messaggio con la voce di Carol Wojtyła e devo dire che mi aveva dato un messaggio proprio di grande aiuto in quel momento e io mai più pensavo che sarebbe arrivato la sua con la sua voce. Qualcuno di voi gliel'ho spedita col telefonino, gliel'ho proprio spedita perché ce l'ho sul telefonino il messaggio e le persone si commuovono perché è proprio la sua voce, innegabilmente, è derivato con la metafonia, oltre a un messaggio chiaramente d'aiuto, E poi ho avuto un messaggio di Gustavo Roll con la sua voce che mi ha anche lui aiutato. E quindi cosa volete che vi dica? Più che adoro quello che faccio, che è assolutamente credibile e può dare un grande aiuto anche nei momenti di grandi difficoltà. Manuela, trasmetti serenità, ci proviamo. Ciao Enrico caro. La stiamo facendo, Mary, piccinino, metafonia a distanza, ovviamente, la stiamo proprio facendo. Io immagino tutti voi come un grande bacino d'amore e in questo bacino d'amore io cerco di captare tutto quello che arriva. Ecco, infatti vi chiederò, quando adesso ci mettiamo a farlo, come ho fatto metafonia, dice Monica, bravissima. Un amico mi ha indirizzato la diretta, Orietta, benvenuto. Allora, se ti hanno indirizzato qua, Maria Caterina che ho conosciuto, benvenuta anche a te, carissima, dolcissima ragazza, conosciuta a Cuneo. Era il compleanno di Francesco, ecco che mi sta dicendo la Pina che era il compleanno di Francesco e mi ricordavo che c'erano dei compleanni ed era arrivato, esatto. Passo un brutto periodo, serve una grande spinta. Da lì speriamo, 40, te, sono tante persone, tutte persone che avete, siete tantissime, tutte avete bisogno. Io veramente adesso ci mettiamo subito dietro. Penso che possiamo anche sforare un pochettino dell'orario perché penso che non ci sia nessuno, non ci sia nessuno dopo. Maria Grazia, Linda Schettini dice che sei stata lì il mio inizio per la metafonia. Vedi, lei ha fatto un percorso e devo dire che ha fatto una grande cosa, ha fondato un'associazione a Napoli, quindi vedete come tutto si mette in cammino, no? È bellissimo. Allora, Rita mi dice se posso mettere il mio telefono, magari contattami privatamente, perché io poi in questo momento che non posso nemmeno muovermi diventa tutto un po' complicato, però chi ha bisogno mi scrive un messaggio e glielo do, ecco, non lo metto così proprio pubblicamente. Allora, ma che è un bel dono, sì, tante responsabilità. Ogni dono c'è una responsabilità, non è tutto così, eh. Dai grandi doni derivano grandi responsabilità. Puoi lasciare il tuo telefono, ti vorrei sentire. Scrivi Rita, scrivimi in privato e te lo lascio. Spero che ci sia mio Giuseppe, speriamo. Anch'io un messaggio di Cinzia di Roll, lo so.
messaggio dal mio marito Alessandro. Guarda, siete tantissimi. Adesso partiamo subito con la pratica, che direi che quello che dovevo dire l'ho detto, e quindi adesso possiamo partire. Allora, chiedo a tutti voi, veramente di unirvi a me, di darmi forza, di unirvi alla mia energia. Creiamo un grande bacino, un abbraccio d'amore. Quindi adesso io chiederò di fare silenzio. Ognuno di voi in questo silenzio dirà una preghiera a quello che vuole, senza problemi, a seconda del proprio credo, ovviamente, una preghiera di fede, di luce. Io farò altrettanto e poi ci mettiamo a chiedere, insomma, a ricevere le comunicazioni. Voi sapete che io uso il sistema del fruscio con Slava Riccardo di Napoli, che era un mio amico, ho imparato da lui, e questo faccio. Quindi io con la mia mano passo sopra il bordo del computer. Da questo rumore escono delle frasi di senso compiuto. Ok, questo è il mio metodo. Siccome c'è dall'altra parte mio marito che sta ascoltando la televisione, e per non confondere la televisione con il mio fruscio, comunque rovescerò tutto. Loro mi stanno già sentendo, quindi rovescerò tutto registrato. Quindi qualsiasi cosa noi riusciamo a recepire, a sentire, è comunque un messaggio. Ecco, viene da altre fonti. Ok, Simone e le sue bimbe, va bene, speriamo. Speriamo, dai, concentriamoci tutti, fate veramente mente vuota, ok? Dovete soltanto usare la vostra energia come un ponte d'amore, perché io faccio questo. Voi fate il ponte d'amore e io mi metto alla fine del ponte con le braccia aperte e ricevo. È questo che avviene. Non faccio nulla di più, ok? Quindi facciamo silenzio, ognuno dentro il suo cuore dica la preghiera che ritiene più opportuna. Via. Partiamo. Primo registro. Fatto la registrazione, adesso faccio delle piccole. Chi ha fatto con me la metafonia sa come funziona, quindi bisogna dare il nome al progetto. Allora diciamo prova, ok, uno. E poi faccio due operazioni proprio di rallentamento per rendere più fruibile il registrato a tutti. Quindi, ma proprio sono un ampliamento e un rallentamento, ma è una cosa molto semplice, niente di più. Ok. Rallentiamo il tempo, mettiamo 20, okay. Ok, e poi il rovescio perché c'è il fondo della televisione, non vorrei che ci fossero dei problemi, e quindi voglio essere sicura. Cosa che faccio comunque anche nei convegni, perché chiaramente c'è gente che parla, del relatore, quindi c'è sempre un fondo di rumore. Quindi io uso il mio metodo, ma giro anche tutto quanto. Adesso passo l'ascolto, vediamo un attimino, ragazzi, cosa è saltato fuori. Allora, sinistra, destra, via. Allora, qua si sente che c'è una ragazza, vediamo chi è. C'è una ragazza. Vediamo chi è questa ragazza. C'è una ragazza. Ve la faccio sentire, c'è una ragazza. Spero che si senta bene perché ho dovuto mettere dalla parte opposta a quello dove è il. Perché non arrivava il cavetto. Comunque sentite. C'è una ragazza.
Guardate anche il mio labiale se fate fatica, eh. Ok, vediamo chi è. Non vedo più, eccolo qua. Cioè, si chiama Giuseppa questa ragazza. O per Giuseppa, aspetta un attimo. No, per Giuseppa. C'è una ragazza per Giuseppa. Allora, per Giuseppa. C'è una ragazza per Giuseppa. Adesso non so se fra... c'è qualcuno che si chiama... Si sente bene, bene Simona, perché l'audio da una parte e il telefono c'è dall'altra, ma non posso fare diversamente. Per Giuseppa, eccoci qua, senti, sentite? Oh, per Giuseppa. Per Giuseppa. Io poi con le cuffie sento meglio, comunque per Giuseppa, ok? Perché le cuffie fanno sempre, come posso dirvi, fede, perché si sente molto bene. Meglio che l'audio così riportato, ovviamente. E dice ti ho vista, io vorrei sapere se c'è una Giuseppa, ti ho vista, ok, c'è una Giuseppa che sta ascoltando, sei in linea, ti ho vista, allora, ti ho vista, ah no, alziamo un attimo, ti ho vista, ti ho vista, ok, io faccio sempre due volte perché chiaramente uno che per la prima volta che la fa, fa fatica, quindi per aiutare. Ok, ti ho vista. Devo abbassare con le cuffie. Che carina, io ti abbraccio, io ti abbraccio, io ti abbraccio. Ok, io ti abbraccio. Quindi abbraccia questa Giuseppe. Io ti abbraccio. Io ti abbraccio. Ok, io ti abbraccio. Datemi riferimenti anche privatamente. Sono io, dice Pina. Sei tu, Pina? È tua? Fantastico, andiamo avanti. Io ti abbraccio. Dice con la scuola relax, con la scuola relax. Ok, potrebbe avere due significati. Uno, perché loro parlano sempre di scuola, intendendo la vita, ok? Quindi potrebbe significare con la vita relax, oppure questa persona veramente ha a che fare con l'ambiente della scuola. Io questo non lo so perché non la conosco. Però di solito loro parlano sempre di scuola, insegnamento, preside, capito? Riferito a Dio, quindi questa cosa mi torna. Con la scuola relax. Relax si sente benissimissimo. Vi faccio sentire, con la scuola relax. No, più alto per voi. Perché devo calibrare con le cuffie in una maniera, per voi in un'altra. Con la scuola relax. Con la scuola relax. Ok. Come per dire che magari questa, come posso dire? Adesso chiederò un riferimento se, perché mi farebbe piacere saperlo. Cosa possa significare, se ha veramente a che fare con la scuola o se è, come posso dire, invece è proprio riferito alla scuola della vita. Poi c'è un Andrea, sono Andrea, sono Andrea, ok? Faccio sentire, aspettate,
Sente benissimo anche questo. Sono Andrea, ok? Sono Andrea. Vedete da un fruscio che vengono fuori le parole? Che bello, che okay? Già questo voglio dire di per sé è un miracolo. Sono Andrea. Ecco, dice, sono Andrea abbastanza corretto, come per dire che comunque è arrivato, come se fosse scontato che venivo. E sono Andrea abbastanza corretto, ok, allora sono Andrea abbastanza corretto, sentite? Penso di sì, penso che sia proprio così, che sia di Daniele perché è già venuto. Allora, sono Andrea abbastanza corretto, dice. Sono Andrea, ok? Poi abbastanza, e poi dice corretto, veloce. Abbastanza, corretto. Quindi abbastanza corretto e più sotto, è un tono a terra più sotto, abbastanza corretto, come per dire, è scontato che venivo. Corretto, quindi abbastanza corretto, come per dire, siamo in tanti ma sono venuto lo stesso a dare un saluto, quindi... Dani, penso che puoi essere felice. Se c'è un ciao papà che si sente benissimo. Ciao papà. Ciao papà. Qua. Sentite? Ok, quindi c'è un papà. Ok. No, scusa. No, scusatemi, non c'ho papà, perdonatemi, ho capito male. C'è un papà. Ecco, perché adesso l'ho ascoltato con le cuffie. C'è un papà. Vediamo se mi dà qualche riferimento in più per farsi riconoscere o della sua vita o il suo nome. C'è un papà. C'è un papà. Oh, qua. C'è un papà. C'è un papà. Sentite? C'è un papà. Ok, c'è un papà. Vi rendete conto che queste voci escono fuori da un fruscio? Io vorrei che ci rifletteste su questa cosa. Allora. Ah, poi dice, siete che qualcuno, Danny, tu pensi che non sia tu Andrea, invece sono proprio Andrea, come per dire, insomma, ma sono proprio io, eh. Sono proprio Andrea. Sono proprio Andrea. Come per dire, guarda che sono veramente io, perché senti i tuoi pensieri, perché chiaramente uno può dire, ma sarà il mio Andrea, poi un nome, invece, siccome è già venuto, e sai che è una forza bestiale, che anche l'altra volta ha sgomitato, e ha preso come posso dire, il possesso della linea, dice, sono proprio Andrea, ascolta. Sono proprio Andrea. È velocissimo, sono proprio Andrea. Si sente benissimo, eh? Bello. E poi dice ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Qua, aspetta. Ti amo, senti come si sente bene, ti amo. Ti amo. Ah, che bello, ti amo. Qua dice abbiamo il telefono. Ecco, loro parlano della metafonia, dicono sempre abbiamo il telefono. Lo chiamano telefono, anche con Riccardo di Napoli,
Lo chiamavano, infatti lui aveva scritto un libro che è bellissimo, ecco, vedete, parlando di libri, adesso emotivamente la sono stordita, Telefonando in Paradiso di Riccardo Di Napoli, che con pianto non c'è più, il mio amico, ma è un libro anche quello bello, tutto sulla metafonia, che anche quello ve lo consiglio. E parla, Telefonando in Paradiso, perché lui parla di telefono, questo per loro è un telefono, abbiamo il telefono, ve lo faccio sentire, aspetta qua. Abbiamo il telefono, ascoltate bene. Abbiamo il telefono. Sentite bene, abbiamo il telefono. Abbiamo, sento un po' più basso. Abbiamo il telefono. Sì, Daniela, è il tuo, ne sono sicura, perché tu sei stata male, vedo. Fammi leggere qua, un po' indietro. Vedi, ieri sono stata male perché ho cercato sul telefono qualcosa e sentendo le registrazioni sono stata malissimo. Vedi che loro sono sempre con noi. Ti hanno visto. Ti hanno visto. Cioè ti ha visto che stavi male e per quello che è intervenuto, capito? Però non devi fare, devi farti forza, Daniela. Allora, abbiamo il telefono. Ok, abbiamo il telefono, quindi possiamo comunicare. E poi dice, cara mamma, cara. Ah, ecco, Andrea è così, è molto forte questo ragazzo qua. Quando prende, boh, lo fa tutto suo. Però vabbè, i messaggi, come posso dirvi, comunque sono per tutti di insegnamento, anche se viene una persona piuttosto che un'altra, no? E sono sempre degli insegnamenti che lasciano. Cara mamma, senti come sente bene. Cara mamma. Senti Dani, non so se io non mi ricordo tu se sei un po' cicciottella, perché qui si sente un. Tu è grassa, capito? Che non è carino da dire una mamma. Però probabilmente ti ha visto in carne, un po' cicciottella, non lo so, confermami che io non ti conosco di persona, dimmi se è vero. Come per dire che stai mangiando tanto, dimmi se è vero questa cosa. Voleva farti ridere probabilmente, può anche essere una battuta. Senti, tu grazie. Perché loro comunque sono spiritosi. Delle volte io lo dico, mi fanno veramente sorridere perché dicono di quelle battute che, come erano, probabilmente, come erano in vita, se il loro carattere è gioioso, rimangono gioiosi, no? Noi ce li immaginiamo cupi, magari tutti compenetrati nella funzione di entità che parla. Invece no, era come, esattamente come quando erano in vita. Tu grazie, va bene, passiamo oltre. Mamma, senti. Sentite, mamma. Mamma. Aspetta che sotto c'è qualcosa, c'è mamma qua. Aspetta, lo segniamo qua. Mamma. Mamma. Ok. Sotto qua c'è qualcos'altro, mamma. Allora dice, ride perché mangiamo l'erba. Io non so se tu hai un orto o qualcosa e probabilmente dici, non so, non posso uscire qualcosa, mangi le cose dell'orto, non so, l'insalata, cose così. Dammi conferma, Daniela, su questa cosa, perché ride perché mangiamo erba e probabilmente, secondo me, tu mangi tanta insalata. Dimmi se è vero questa cosa. Dammi una. Ah, ecco, mi stai dicendo anche questa cosa. Sono ingrassata dopo averla. Mi prendeva in giro ogni sera, mangio mezza vaschetta di gelato. Ah, ti ho beccato, hai visto? Che ti ha dato. Allora è vero che sei io non ti conosco di persona, soltanto ci siamo conosciute così.
Ah, quindi confermi. Allora vedi che tuo figlio mantiene lo spirito, come posso dire, spiritoso e ti dice le stesse cose che ti diceva in vita. Confermami anche per l'insalata, così per curiosità, se ti hanno dato dell'insalata, se stai mangiando insalata dell'orto, non lo so, vedo che ride perché ci mangi l'erba, no? L'hai detto ridendo perché ho capito il carattere, quindi mi sembra che lo dica in maniera gioiosa. Sì, Daniela mi sta dicendo di sì, quindi è vero questa cosa. Guarda che Andrea è fortissimo, perché io e te, tu lo sai che io e te non ci conosciamo, ci siamo solo parlati al telefono e la prima volta è arrivato spontaneamente subito tuo figlio, ha dato un messaggio, ha preso posizione sul piano e ha fatto tutto suo come ha fatto adesso, perché è così, probabilmente un carattere esuberante e quello che siamo in vita lo siamo anche di là, ok? Quindi è la conferma che è lui, quindi ti prego veramente, trova in questo, al di là del messaggio, che non finisca qui. Che ti dia forza, capito? Mi raccomando, che io ci tengo questa cosa. Le persone non si devono fermare al messaggio, capito, che arriva, ma deve essere un percorso, come posso dirvi, un qualcosa su cui costruire qualcosa di più grande, ok? Delle certezze, delle consolazioni più grandi, ecco, perché se no finisce, si esaurisce tutto qui e diventa una continua ricerca, capito? Come posso dirvi? Scusate se rido, perché ho letto la Daniela che ha scritto: sì, è vero, io e lui eravamo come capre, nel senso che mangiavate tante insalate. E vedi, si ricorda, quindi vedi che lo dice. Bello, bello, sono proprio contenta che adesso questo messaggio è finito, facciamo un'altra registrazione. Anzi, io chiederei a Giorgio se mi dà la possibilità di continuare, io ce la faccio, sono ancora in forze, quindi vado avanti. Siamo in tantissimi, quindi possiamo proseguire ancora. Vediamo se riesco ad aiutare qualcun altro. Adesso Andrea, preghiamo Andrea che hai fatto un bel messaggio per la mamma. Lascia spazio a qualcun altro, poveri, perché sennò monopolizzi tutto, perché ci sono tante persone, tanti ragazzi che vogliono parlare. Anzi, aiutali magari, Andrea, se puoi, aiutali. Aiutagli altri ragazzi a parlare, visto che tu sei così bravo, così forte. Adesso faccio sempre la solita registrazione, e proviamo ancora. Vado, eh. Allora, vado. Ok, vado. Ok, salva progetto con nome, allora prova due. Ok, salva. Ok. Solito rallentamento. Ok. Non ci sono più suoni, sì, non ci sono più, la televisione è accesa, quindi posso non rovesciare. Ok, vado. No, però rovescio lo stesso perché si sente in lontananza ancora un po' la tela, rovescio lo stesso, sono più tranquilla, rovescio. Sono più tranquilla così, vado. Ok. C'è ancora un bambino, un ragazzo qua, vediamo se sempre, spero che sia qualche altra mamma. Allora dice mamma, ok. Allora scusate, Ctrl D. Mamma, lo faccio sentire. Aspetta che alziamo un po'. Mamma, dimmi il tuo nome, mamma. C'è un Maurizio, Maurizio è qui, c'è un Maurizio, Maurizio è qui, ok, c'è un Maurizio, ok, ditemi se c'è qualche riscontro, se non volete dirlo pubblicamente anche privatamente, però
datemi riscontro perché mi fa piacere a me, ovviamente. Maurizio è qui. No, faccio più alto se non lo sentite. Maurizio è qui. Ok, Maurizio è qui. Ciao Slavi. Allora, andiamo. Che carine, dice, penso sei troppo bella, penso sei troppo bella. Quindi questo Maurizio dice questa cosa. Vorrei, se potete darmi un riscontro. Allora, vediamo, penso sei, io intanto faccio sentire, penso sei troppo bella. Allora, mamma, Maurizio è qui, penso sei troppo bella. Si sente benissimo, penso sei troppo bella. Penso, ok, adesso me lo faccio attaccato, lo spezzo che è più facile. Penso sei troppo bella. Penso sei troppo bella. Ok, metti che bel complimento, penso sei troppo bella. Qui c'è Nicola, qui Nicola, qui Nicola, Nicola. Sei il mio Nicola? Qui Nicola. Il mio Nicola è un ragazzo che ho seguito, uno dei primi ragazzi, il primo forse in assoluto, il primo ricevuto, il messaggio che ho ricevuto è stato suo. Qui Nicola. Qui Nicola. Qui Nicola. Ok, qui Nicola, ok. Spero che la sua mamma sia ancora in ascolto. Qui Nicola, ok. E ti dice, io sono tranquillo, io sono tranquillo. Io sono tranquillo. Allora, qua. Allora, qui Nicola, ok, io sono tranquillo. Aspetta, io sono la più in avanti, aspetta. No, più indietro, qua. Ok, io sono tranquillo, ok? Io sono tranquillo. Giorgia, penso che sia tuo il tuo, certo. Io sono tranquillo. Probabilmente risponde a qualche domanda che tu ti sei fatta, che pensi che lui in questi giorni. Ecco, vedi che mi dici, difficile immaginarlo tranquillo. Invece, dice io sono tranquillo. Allora, ascolta qua, malgrado tutto. Te lo faccio risentire, io sono tranquillo. Sono tranquillo. Si sente benissimo, sono tranquillo. Quindi, comunque tu lo immagini, lui però è tranquillo, ha la pace sua. Che non vuol dire che sia la tua, ovviamente, o della tua famiglia, però lui sì. Devi sapere che lui è così. Ed è venuto a darti questo messaggio perché probabilmente tu pensi proprio l'opposto. Ok? Ecco, dice che dice esta, e probabilmente penso che Nicola l'estate piaceva molto come a tutti i ragazzi, sicuramente. E dice estate qua, come per dire che c'è sempre come posso dirvi? Che c'è sempre caldo, c'è sempre il sole, c'è sempre bello. Quindi dice estate qua per far capire, per farvi capire che sono in un ambiente sereno, proprio sereno, non c'è la paura della morte perché l'hanno già passata e sanno che non esiste, sanno che ci riabbracceranno, quindi non hanno motivo, stanno con noi tutte le volte che vogliono, accanto a noi, in casa con noi. Nicola più di una volta me l'aveva detto che era in casa con voi e tu lo sai. Quindi ti dice state qua per dirti, tu mi hai detto pensavo stasera al momento dell'incidente, ok? E lui ha sentito quello che tu dici, dici io sono tranquillo, non pensare, lo so che c'è la ricorrenza vicina, lo so perfettamente questa cosa, però ti dico, non pensarlo, lui ha una serenità che
che si è conquistato, che ha, perché lui sa, ok? E quindi anche se tu sei chiaramente e ti capisco, caspita, come farei a non capirti, pensalo sereno, davvero Giorgia, pensalo sereno, non rattristarlo, perché viene accanto a te, ti abbraccia, tu non te ne accorgi, magari piangi, pensa che tristezza stare vicino a una persona che tu cerchi di consolare e questa persona non ti guarda, non ti sente. Quindi parlagli, ma dagli amore. Non hai potuto dare l'ultimo saluto. Guarda, nessuno di noi può dare l'ultimo saluto a nessuno, nessuno, purtroppo. Non sappiamo mai quando è l'ultimo momento. E non penso che l'ultimo saluto cambi tutto quello che hai fatto per lui, il bene che vi volevate, ok? Quindi cerca di trovare in questo, te lo dico proprio da amica, cerca di trovare pace su questa cosa, perché lui te lo sta dicendo, sono tranquillo, ecco, quello che non sei tu per niente, ovviamente io lo capisco. Ma non pensare che l'ultimo saluto avrebbe cambiato qualcosa di tutto quello che è stato fatto, tutto il bene che vi siete donati reciprocamente. Non aggiunge niente l'ultimo saluto, è una nostra cosa, no? Come quando andiamo al cimitero a mettere i fiori. A loro è indifferente, perché loro vengono al cimitero con voi e se ne tornano a casa con voi, non stanno lì, capito? Quindi dicono, beh, belli, belli, poi tornano a casa. Più di una volta me l'hanno detto che loro vanno lì soltanto quando noi li portiamo lì col nostro pensiero d'amore. Andiamo avanti. Allora dice qua il registro, come per dire che tutto quello che nella vita facciamo comunque è tutto in qualche maniera registrato, no? Che si può rivedere, perché io ho parlato dell'amore e dice qua il registro che ogni atto, ti vuol dire questo, io lo so cosa vogliono dire perché parla in maniera simbolica, ma mai ho imparato a capirlo. Quando dicono qua il registro vogliono dirti che tutto l'amore che è stato dato e ricevuto è tutto registrato, non è stato perso un grammo di sabbia di tutto questo amore. Lo ritroverete tutto nell'abbraccio quando vi ritroverete, quando sarà il momento. Ok? Qua il registro, ascolta. Sì, aspetta che tolgo la cuffia, sennò e alzo. Ah, no, ho sbagliato, scusate, qua il registro è qua. Eccolo qua, qua il registro. Qua il registro, ok? Ecco, perché tutto viene registrato, l'amore non va mai perso, l'amore non va mai perso, quello che sappiamo non va mai perso, questo detto proprio da Nicola e anche da altri. Allora, qua dice telaio mamma, è intervenuto un altro, telaio mamma Giuseppe, c'è un Giuseppe, telaio mamma Giuseppe. Allora, ha passato la parola a Nicola. Vedete che mi hanno ascoltato, ho detto ad Andrea, gentilmente aiutali, falli venire, dagli una mano che sei così bravo e me li sta facendo arrivare tutti, vi rendete conto? Allora, telaio mamma Giuseppe là, adesso ve lo faccio sentire. Allora, telaio mamma, quindi può essere una mamma che magari ricama, fa qualcosa del genere, immagine. Quando lei lavora su questo telaio, suo figlio, Giuseppe, se è un figlio, un parente, un marito, non lo so, è lì, perché c'è Giuseppe là quando tu fai questo. Per me è così, io lo interpreto così. Datemi conferma nel caso, se volete. Allora. Ok, senti come si sente bene. Telaio mamma. Ok,
Telaio mamma Giuseppe la. Giuseppe la. Si sente benissimo, Giuseppe la.